7 impianti mobili, il calcio badilla umano, i gonfiabili per basket e calcio di rigore, campi di mini volley, mini basket, calcetto e un percorso gincana. Ecco come si è presentata la piazza antistante, la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi per il CSI Day, cioè la giornata del centro sportivo italiano organizzata in Umbria dal Comitato di Perugia. Come mai questa giornata? Questa giornata perché è il nostro anniversario. Quest'anno compiamo 70 anni, il centro sportivo italiano fa 70 anni perché è nato nel 1944, quindi in 65 piazze italiane siamo presenti con un villaggio dello sport. E anche Perugia ha organizzato questo evento, abbiamo scelto una piazza per noi importantissima, molto, molto importante per il CSI, dove ogni anno fa una convention proprio qui ad Assisi, quindi ecco, il colpo d'occhio di questa giornata è veramente, veramente importante. Il Comune di Assisi ha subito preso con entusiasmo questa nostra decisione, questa nostra proposta, e devo dire che dal risultato che abbiamo siamo veramente contenti di aver fatto questa scelta. Questo assessorato sta puntando molto sulla promozione delle attività sportive in genere attraverso iniziative che riguardano diversi aspetti, diverse discipline, e con l'intento ultimo chiaramente di promuovere la città di Assisi. Cosa ne pensi di questa giornata? Beh, è una giornata molto interessante, anche che ne so, per far svariare molti giovani che si vogliono divertire, per passare una giornata diverso. Tu invece? Penso che sia una bella manifestazione sportiva per i giovani e è tutto arrivato da un bel tempo, sono molto soddisfatto. Qual è il gioco che più ti ha entusiasmato? Il calcio barilla romano e il penalty shot. Cosa ne pensi di questa giornata dedicata allo sport? Divertente, insomma tanta gente viene, si diverte. Ti piace lo sport? Sì, certo. Tu come ti chiami tu, piccolina? Alba. E ti piace oggi essere qui? Ti piace giocare con la palla? Sì. E che cosa ti piace fare di più? Sicuramente tutto. E lei che cosa ne pensa di questa giornata? No, è carino, è molto carino. Noi abitiamo qui a 200 metri, siamo passati per caso, però è molto, molto accogliente.